Accorsi al comunale con l'unico nostalgico stimolo del c'era una volta, hanno scoperto che in fondo anche oggi lo spettacolo non è solo fantascienza. 50 minuti targati Juventus, 20 dominati dall'equilibrio e 20 etichettati Inter. È stato un 2-1 ineccepibile, illustrato da una Juventus spesso incontenibile sul piano del gioco, con buona pace di Berzot, e da un Inter fatalmente menomata dal rendimento deficitario di due reparti su tre, retroguardia e attacco. I nerazzurri reagivano all'avvio prorompente degli avversari, affidandosi dopo sornione manovre a centrocampo a rapide puntate in profondità. Erano però i centrocampisti, in questi frangenti Beccalossi e Oriali e non le punte, a inguaiare Zoff. Un sintomo premonitore della domenica pensionistica di Altobelli e Muraro, soffocati dalla morsa Cucura e Duosti. La Juventus, col trascorrere dei minuti, cominciava a mettere a nudo gli scompensi del tandem difensivo Mozzini-Canuti. Marocchino imponeva a Mozzini le sue volate in progressione, barcamenandosi anche in area complice Bordon. Fanna frastornava Canuti e lo obbligava a ricorrere alle misure straordinarie per non naufragare di fronte ai guizzi rabbiosi del rivale. Ma erano soprattutto Bredi e Tardelli a sancire il divario di inventiva e incisività fra le due squadre. L'irlandese confezionava palle gol e piazzava serpentine vincenti. L'azzurro invece rispolverava cadenze antiche e non falliva neppure gli assist meno accomodanti, come questo per Schirea. Nella ripresa, dopo 4 minuti, Michelotti puniva con il penalty un atterramento di Cabrini. Bredi segnava dal dischetto, dileguando gli ultimi fantasmi formato Lozzo. Nell'Inter il podismo di Marini e Oriali non era sufficiente per sottrarre all'isolamento, splendido peraltro, la regia di Proasca. In virtuale assenza di Altobelli e Muraro, erano prima Baresi e poi il suo sostituto Pasinato a tentare il tentabile. Sull'altro fronte Bredi recitava il copione di maggior prestigio del match, replicando alla sua maniera in un esaltante duello a distanza alle genialità di Proasca. E così al 23esimo, su una sua conclusione, Scirea siglava il raddoppio, giocando a biliardo prima con la traversa e poi con il palo. Finalmente alla mezz'ora Bersellini decideva di sostituire almeno una delle due punte, meglio tardi che mai. E Ambulo ripagava al 34esimo, inventando un gol difficile segnato con la disinvoltura delle esecuzioni più facili. Oggi la Juventus, senza Bettega, è apparsa meno riflessiva ma più veloce, a trapattoni l'imbarazzo della scelta. L'Inter, senza Mastini e senza punte, è apparsa meno irresistibile e più impalpabile. A Bersellini l'imbarazzo della spiegazione. Aveva ragione Carosi a temere il Como, tant'è vero che proprio sul campo dei Lariani la Fiorentina, oggi in completa tenuta bianca, ha perso l'imbattibilità. Mentre Marchioro ha schierato una formazione che sulla velocità e sugli inserimenti da lontano trova la sua forza di penetrazione, la Fiorentina, per cercare di dare più peso ad un attacco che non segnava da 379 minuti, ha finito con l'indebolirsi in difesa, offrendo spesso larghi spazi agli avversari. Dopo un primo tempo piacevole dominato dal Como, nella ripresa i padroni di casa si sono buttati ancora in avanti e sono riusciti a passare con una rete di Centi, il cui tiro, forse deviato, ha sorpreso Gallo. Passano pochi minuti e a conferma del nervosismo tra le file dei toscani, Ferroni si fa espellere per somma di ammonizioni per gioco falloso. Ecco il fallo che provoca l'espulsione del toscano. A questo punto la Fiorentina non poteva far altro che buttarsi tutta in avanti, ma sarà proprio su un'azione di contropiede, eccola, che il Como raddoppierà. Cavagnetto fa tutto da solo, supera Galli in uscita disperata, resiste poi alla carica di Casagrande e infila la porta vuota. Sul 2-0, per di più con la Fiorentina in 10, sembra tutto deciso e invece Fattori riesce ad accorciare le distanze con un diagonale sul quale Vecchi sembra tuffarsi in ritardo. Insistono i toscani alla ricerca del pareggio, che potrebbe essere raggiunto su rigore per atterramento di Casagrande a parte di Lombardi. Ecco il fallo. Antonioni però tira sulla traversa dagli 11 metri e subito dopo c'è il fischio finale. Qualcuno dice che se non ci fossero stati quei 5 punti in meno il Bologna adesso sarebbe alla pari con la Roma, ma Radice di queste cose non vuol sentir parlare, guarda la classifica reale e basta, e pensa che il Bologna poteva vincere contro il Napoli, invece per 6 minuti è stato costretto a rincorrerlo. Abbiamo visto prima il tiro di Pileggi, adesso c'è la fulminea risposta del Napoli. Ecco Pellegrini, dribbling e il suo tiro. Benché privo di Eneas e Paris, il Bologna ha mostrato un'aggressività sorprendente. Garritano cerca il buco fra palo e portiere. Ci riprova ancora. Ma ci vuole altro per un tipo come Castellini.
secondo tempo, cross dalla destra di Vullo per Fiorini, debole e fuori. 22esimo, il Napoli va in vantaggio così. Di Nazzani lancia sulla sinistra Pellegrini, mentre Musella lo affianca. Il tiro di Pellegrini fa gonfiare la rete, Zinetti non ce l'ha fatta. Non è passato con le manovre lineari il Bologna, ci riesce invece di forza, con rabbia. Quella sbucciata di Garritano è stata provvidenziale per il tiro vincente di Fiorini. Bologna e Napoli sono di nuovo alla pari. E ci restano fino alla fine perché sulla deviazione in tuffo di Marocchi, splendida, Castellini risponde distinto come solo i grandi portieri possono fare. Prima dell'inizio, premio Chevron a Nick Zanone, miglior realizzatore della Serie B nello scorso campionato. Fischio dell'arbitro, trascorrono 25 secondi e il Catanzaro è in gol. De Giorgis, Boscolo si incunea bene, il tiro vincente è di Borghi. Sugli spalti cominciano i mugugni, non basta la buona volontà della società che oggi ha ridotto i prezzi. Dopo questo bel colpo di testa di Pradella, il Catanzaro legittima il vantaggio giocando con ordine a centrocampo e correndo con molto giudizio. Nella ripresa Giagnoni rivoluziona lo schieramento, toglie un difensore, inserisce Cinquetti. Il pareggio al 16esimo. Punizione di Pin, la cui fucilata si insacca con la complicità di Zaninelli. L'Udinese insiste con orgoglio, con pregevoli folate. Il cross è di Zanone, la girata al volo di Pradella. La svolta al 26esimo. La discesa è di Sabato che Biglia deve fermare in questo modo. Il Fiulano, ammonito dall'arbitro, esce in barella e Giagnoni manda in campo Tessera. Passano 5 minuti ed è proprio Tessera a firmare la rete della prima vittoria dell'Udinese in campionato. Pistoiese in buona vena, Perugia giù di tono, risultato 1-0. Ecco lo splendido gol autore Benedetti al 36esimo del primo tempo. Frustalupi su punizione indirizza il pallone verso l'area di rigore, Benedetti in rovesciata intercetta e indirizza in rete. La reazione del Perugia è piuttosto fiacca. De Rosa, 3 minuti dopo, tenta il tiro da lontano, ma il pallone finisce alto sulla traversa. Nel secondo tempo il Perugia si esibisce in qualche affondo e dopo 25 minuti di gioco la grande occasione con una manovra che ha ricalcato un po' quella che ha portato al gol la Pistoiese. Bagni lancia verso l'area di rigore dove ha appostato Casarsa che ha sostituito Butti. Casarsa tenta la rovesciata ma non riesce a ripetere la prodezza di Benedetti. È la grande occasione per pareggiare che sfuma per il Perugia. A questo punto la partita si è fatta un po' fallosa. La Pistoiese, pur adottando una tattica guardinga, non ha mancato di spingersi all'attacco in più occasioni, mentre il Perugia è sembrato non avere la forza sufficiente a rimontare lo svantaggio. Al 43esimo ha reclamato un rigore per fallo di Badiani su Dalfiume, ma l'arbitro Vitali non è stato dello stesso avviso. Sostanzioso quanto indiscutibile successo di un Avellino armonioso e determinato a spese di un Ascoli che ha avuto nel reparto arretrato il suo tallone d'Achille. Eccoci subito al primo gol. Giovannone scende sul passaggio di Piga e crossa teso. Scorsa ci mette un piede e spiazza il proprio portiere. È il 10° minuto. Segue una fase in cui sono i bianconeri a tenere prevalentemente il campo e che infatti pareggiano. Su punizione di Moro c'è un angolo. Dalla bandierina ancora Moro. Si alza Trevisanello e di testa batte Tacconi. I biancoverdi si rimettono alla frusta e merita di essere mostrata questa mischia verificatasi alla mezz'ora in area a Scolana con un gran tiro di Valente, il migliore in assoluto, bravamente ribattuto da Muraro che nonostante la confusione riesce poi a recuperare.